Pronti? Via. Via. Chi sei tu? Io sono Sara. Aspetta, che voglio diventare più magra. Magrissima. Un po' pesce, e io così. Sono la Simo, sono Simonetta Lei. Questa è Sara della carica di 101, è qui con noi. Ciao, 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 ciao. Lei sarà la mia prossima collega, anzi già lo è, collega radio. Collega però radio. Tu Radio Web. Radio Web, yes. Che sei razzista. No, assolutamente, mi fa piacere. Anzi, guarda, facciamo un programma insieme. Tu sei bionda, io sono bruna. Nord e sud. Esatto. Il nord e sud. Bravissima, nord questa e sud. Questa donna, come parli tu? In che senso? Quando parli la lingua, quella vera tua. Vuoi dire che sono di Bari? Di Bari, cioè, sì. Cioè, adesso vuoi sottolineare il fatto che io sono di Bari. Esatto. Vabbè, cioè, tu sei venuta qui apposta, mi hai recuperato, siamo qui. In questa stazione in questa a Porta Garibaldi. Camminiamo? Esatto. Camminiamo, ti facciamo vedere dove per siamo. Per farmi parlare il barese, tutto nascosto, esatto. Per farmi parlare il barese, perché le piace. Esatto. Ci piace da morire, ma da morire. E che si fa in quel di Bari? Tu un giorno mi hai raccontato, sì, questa cosa fichissima della ritirata. Sì, sì. Che sì, cos'è questa ritirata? La ritirata è un'abitudine familiare del sud di far tornare a casa le figlie, soprattutto femmine, ma vale anche per i maschi, c'è anche la ritirata per i maschi, il papà e le mamme, dipende da chi gestisce, da chi decide in casa, chi decide in famiglia, di far tornare a casa il figlio o la figlia entro una certa ora. E certo. Allora io fino a 30 anni, Beh, no, ho sbagliato a dire fino a 22 anni, cioè fino all'anno scorso praticamente. Non avevi 18, scusami. Io pensavo 18. Porca miseria, mi ero dimenticata. Va bene. Intanto vediamo Porta Garibaldi qua, ve lo vediamo far vedere. Guardate un secondo, sì. Guardate che figo, guardate. E no, cioè. E dove stiamo noi? Così, nel centro del sottopassaggio della stazione, esatto. Dicevo. Fino a una certa età, mettiamola così. Sì. Poi no. L'anno scorso praticamente dovevo tornare a casa entro una certa ora, cioè entro mezzanotte. La ritirata? Sì. Cioè tipo papà chiamava e diceva torna a casa. La mamma, perché papà comunque dormiva, però chi faceva rogna era papà, ma la mamma mi controllava. Capito? Perché la mamma ci teneva al fatto che papà non siamo al piazza il giorno dopo e quindi mi controllava. Per cui io sono stata fidanzata a 12 anni con un ragazzo già grande e comunque dovevo tornare a mezzanotte. E quindi tu ovviamente desideravi di stare fuori, sì, fino all'alba. Sì, sì, esatto. La città è piena di pericoli e a una certa ora ti devi ritirare a casa. No, la cosa comica è che io già lavoravo nelle discoteche e quindi quando lavoravo nelle discoteche facevo tardissimo. Però quando uscivo con il mio fidanzato dovevo comunque tornare a casa. A presto. Sì. E quindi niente, questa è la ritirata. Donna del sud. Donna del sud, che volevo assolutamente dirvi perché è una cosa bellissima. Che al nord ragazzi non c'è, almeno io non l'ho vissuta, e quindi è così. E secondo, sì, te come si desidera tra nord e sud? Che cosa cambia? Ma è una domanda molto generica, quindi alla fine credo che si desiderino le stesse cose, no? Tutti gli esseri umani desiderano le stesse cose: la felicità, la serenità, l'amore, il benessere, il successo, però la salute. Tu desideri un po' di più di, cioè desideravi di, insomma, uscire, ecco, uscire col fidanzato, la libertà, la libertà, la libertà, la libertà, un po' così. Sì, spiegare le ali. Esatto, esatto. Adesso vi faccio vedere, no? Questa signorina che parla, guardate come fichissima questa stazione. Così mi fai venire mal di testa, ecco, però io ho una certa età, non posso fare il giro tondo così. Simone, Il tuo desiderio di adesso? Il mio desiderio è di essere contenta delle cose che faccio, di essere soddisfatta, che è la cosa primaria, qualunque cosa essa sia, cioè, e cercare di ricordare gli errori che si fanno, perché di non sbagliare è difficile, cioè, magari li ripeti gli errori, l'importante è ripeterli in maniera diversa, così sei un po' creativo. Tanti baci, desideriamo. Baci, mi raccomando Simonetta, ricordati, ritirati a casa presto. Va bene. Che sei femmina, ci sono un sacco di pericoli nella città. Pure bionda, quindi a casa prestissimo. Ciao. Baci.